Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Prima partita che seguiamo in questa stagione, il campionato Under 17, si affrontano l'Arezzo allenato da Dante Gioacchini contro la Pistoiese di Matteo Capecchi, Pistoiese che guida la classifica a 7 punti con 3 gare giocate, l'Arezzo si trova a 3 con una gara in meno, ha giocato 2 volte la formazione Amaranto che oggi vedremo in maglia bianca, il successo 3-0 in casa con il Rieti e poi la sconfitta netta 4-1 in casa del Pontedera, Pistoiese che invece ha pareggiato 2-2 con la Viterbese, ha vinto in casa della Lucchese 1-0 e poi ha battuto 3-2 il Rieti. Siamo già dalla parte di Scecchieri che va a cercare e trovare Lacti, attenzione, Lacti prova ad andare, buon varco, c'è in mezzo Orlandi, tutto solo anche De Clemente, palla per Orlandi, limite, nella rigore Orlandi, parte il tiro, tutto solo De Clemente, destro, esterno della rete, ma c'era fuori gioco. Fischia l'arbitro, va con Teduca, cerca la porta e ce l'ha fatta il portiere Morandi a evitare la beffa perché la palla aveva preso su uno strano rimbalzo, non è d'accordo Morandi probabilmente sul calcio d'angolo, difende palla Sestini, prova a portarla via, alla fine forse è fallosa, anzi no, l'intervento, grande giocata di Sestini nello stretto, Sestini, nessuno lo ferma, la porta è vuota, Joao Pai ancora in area di rigore, finisce a terra, non c'è nulla, non è finita perché c'è Canapini che stava forse quasi per avere la possibilità di tirare. L'Arezzo che da qualche minuto è pericoloso, palla dentro, uscita con i pugni a portare in linea, attenzione a Canapini, salvataggio sul primo palo, è stato un salvataggio determinante sulla conclusione di Canapini, attenzione a Joao Pai, l'arbitro fischia però un fuorigioco, fischia un fuorigioco, è stato determinante De Clemente sulla linea di porta a salvare. Lacti va al cross che è interessante verso Orlandi, Pellegrini allontanato, poi Joao Pai ruba palla De Clemente, attenzione ancora lui da terra, parte la conclusione sopra la traversa, grande chance per De Clemente, Baldoni, poi attenzione a Joao Pai che prova a partire, cross da parte di Gomani, c'è Canapini destro, la respinta di Morandi che poi blocca, è sempre insidiosa la presenza di Canapini perché appena ci sono queste palle vaganti prova a calciare, sono in 5 dentro Maglio, c'è il tocco di Canapini, la palla rimane liscia, che attenzione che c'è Jacopini, parte il tiro e non c'è arrivato Biagioni e neanche Orlandi su questa sorta di tiro cross da parte di Jacopini, occasionissima questa, poi il rilancio molto buono per il tentativo ancora di Bartoli, buon innesto questo di Bartoli, punte Duca dopo il tocco di steccato, Bartoli attenzione dal limite, Bartoli conclusione e la palla sul fondo deviata, Bartoli che recupera palla qui Martelli che va a cercare proprio Bartoli che è già partito ancora da dietro velocissimo, Bartoli ancora stavolta con la mano aperta, Morandi, Anselmi, lo scambio con Martelli prova a recuperare palla e ci riesce, largo Bux, ancora Bux, attenzione che c'è steccato lì al limite, steccato, controllo, prova il tiro e la palla che va fuori di poco sulla conclusione di steccato dalla distanza, tiro morbido, finito largo, invio di Morandi un po' corto, ancora di testa Martelli, attenzione allo scatto di Ceccarelli, Morandi ancora pronto che attivo nell'uscita, Bartoli, limite, se in qualche modo si salva e poi parte in contropiede, attenzione a Ciravegna, poi intervento, scontro, arriva il rosso, il doppio giallo, e rosso per De Pellegrini, che ha dovuto chiudere così questa ripartenza improvvisa della Pistoiese, con Ciravegna che recuperando palla se ne stava andando, la Rezza era tutto sbilanciato in avanti e De Pellegrini ha dovuto compiere questo intervento che gli vale il secondo giallo e quindi l'espulsione, ancora Anselmi dopo lo scambio doppio con Conteduca cross interessante, c'è una spinta, rigore, calcio di rigore per l'Arezzo, spinta dentro l'area di rigore
E dunque colpo di scena finale, Larezzo alla palla della vittoria, fallo su Steccato, fischia l'arbitro, Steccato sembra molto concentrato, parte il sinistro, palla in rete, Steccato sblocca il risultato al 44esimo, spiazzato il portiere Morandi e dunque Larezzo passa in vantaggio proprio ormai a tempo scaduto, Steccato è entrato dalla panchina, il lancio di Biondi, stacco di Anselmi che poi forse si è fatto male Anselmi, ha sentito qualcosa forse al ginocchio, Simeone l'arbitro lascia giocare, attenzione alla Pistoiese che poi trova il fallo, qui scatta un altro giallo, c'è un rosso, attenzione c'è un rosso, espulso Pellegrini, settimo di recupero praticamente, si continua a giocare, l'arbitro consulta il tempo e fischia alla fine, Arezzo batte Pistoiese 1-0, ha deciso il calcio di rigore di Steccato. Insieme a mister Gioacchini è stata una battaglia vera e propria che alla fine l'Arezzo ha risolto con un episodio, il calcio di rigore finale. Sì, è stata una bella partita perché abbiamo tutte e due le squadre hanno giocato bene e era una partita 0-0, noi abbiamo trovato lo spunto finale, è meglio per noi. Ecco, poi c'è stata questo finale convulso, Larezzo ha chiuso in 9, che sarà forse per la prossima gara, forse evitabile la seconda espulsione, sono arrabbiati i tuoi giocatori perché con Anselmi a terra la Pistoiese aveva continuato a giocare. E come ha detto giustamente il guardalinee, fino a che non c'è un colpo in testa possono giocare. L'errore è stato nostro dopo nell'andare a fare delle proteste contro l'arbitro che ha deciso un fallo e quindi era inutile andare a prendere un'espulsione. Per Larezzo è la terza partita, che mini bilancio possiamo fare per questo gruppo? Sono ragazzi che lavorano bene la settimana, devono crescere, devono lavorare tanto, però stiamo lavorando, ecco, questa è la cosa importante. Prossima partita in casa della Carraghese, comunque un Arezzo che si sta facendo notare con già un bel gioco anche palla a terra, abbiamo visto quando soprattutto nel primo tempo c'è stata una fase in cui si vedeva che l'Arezzo voleva anche giocare. Sì, noi proviamo sempre a giocare perché l'obiettivo è giocare, non il vincere poi viene di conseguenza se uno riesce a giocare bene. Le partite le facciamo una volta, non è tanto la partita quanto la settimana di allenamento che è importante. Si sono allenati bene e è venuta una buona prestazione. Una curiosità, questo campionato con i 5 minuti in più, quindi che si allinea a una partita vera, che cambia qualcosa o alla fine cambia poco, insomma, per un gruppo così? Fondamentalmente non cambia niente, cambia solo magari per gli arbitri che non vengono informati, poracci, però non cambia nulla. Infatti nel primo tempo aveva fischiato al 40esimo. Sì, infatti.